parto facendo i complimenti al Palermo perché ha passato il turno e quindi ha meritato qualcosa in più di noi in questa partita. Poi possiamo discutere sul gioco o meno, però loro alla fine hanno vinto e quindi i complimenti vanno al Palermo. Per quanto riguarda la partita, loro avevano il pareggio e la vittoria, quindi per come è stata impostata la partita, noi ci siamo un po' aperti perché comunque il pareggio a noi non bastava. E quindi il fatto di aver iniziato con un baricentro molto alto ha aperto degli spazi che poi nella prima occasione da gol Palermo ha trovato questo rigore. Generoso no, adesso non lo so, non l'ho rivisto, mi dicono che è generoso, però ormai è andata, in questo non possiamo fare niente. Però è proprio un discorso che noi dovevamo vincere per forza. Non credo che sia un discorso di essere stati contratti, sì, forse sì, la pressione della partita, ma poi dopo 5 minuti è andata via e è stato proprio un discorso di spazi aperti perché noi dovevamo vincere per forza e quindi la partita è stata impostata in questa maniera. Però sono d'accordo quando dici che usciamo a testa alta perché abbiamo fatto un'ottima partita, secondo me. Meritavamo qualcosa in più, non è stato così. Lo prendiamo e torniamo a casa. Ma guarda, il fatto che loro abbiano trovato un gol subito ha cambiato la partita, perché a quel punto loro si sono difesi, si sono chiusi davanti dentro il proprio centrocampo e noi tendenzialmente facciamo fatica ad incontrare squadre chiuse, abbiamo bisogno di spazio per le nostre caratteristiche e quel gol, quel rigore ha cambiato la partita perché poi loro si sono messi tutti lì dietro e era difficile pensare di andare a far gol. Non devo essere onesto, non ho visto il solito Teramo delle ultime 5 partite. Ho visto i primi 15 minuti un po'. È vero che ci siamo alzati un po', ho visto un po' meno entusiasmo rispetto alle ultime partite. Però questo credo che ci possa stare perché per noi era una partita importante. Poi venire qua in questo stadio, non è semplicissimo, però è una cosa che ci può stare, non è una cosa così strana. Comunque, ragazzi, rimane il grande lavoro fatto dai ragazzi in questo campionato. Io dico la mia opinione: questa è una squadra che ha dei valori e sarebbe un peccato non confermare certi giocatori, perché ripartire da zero l'anno prossimo, secondo me, sarebbe l'errore più grande che si può fare, perché questa è una squadra che ha una buona ossatura, che ha un buon zoccolo duro formato da uomini. E a questa squadra basta lavorare bene e aggiungere qualche elemento importante che è una squadra che può competere. Questa è la mia idea. Ha anche grande valore umano nello staff tecnico, in tutte le persone che mi hanno dato una mano quest'anno. Ci sono persone di grandissimo valore, magazzinieri, addetto stampa, team manager, fisioterapisti. Insomma, è un progetto che secondo me va mantenuto e va rinforzato, perché sarebbe un peccato per quello che abbiamo costruito quest'anno sciupare tutto, perché è questo il primo passo. La società sa quello che penso, ma tutti lo sanno anche perché sono onesto in quello che dico. Credo in questi giocatori e credo che a questa squadra basti poco per migliorarla radicalmente, perché quest'anno nell'esperienza che abbiamo avuto abbiamo visto che abbiamo sofferto in determinate situazioni, anche per quanto riguarda la rosa, tutta la rosa che abbiamo sofferto. E quindi le idee ci sarebbero, è la mia considerazione, ma la società lo sa, che io credo tantissimo in questi ragazzi,